Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Anche dei commenti diversi oggi in rete, uno su tutti, quello di un comunista italiano, cioè Marco Rizzo. Vi facciamo vedere il tweet con cui ha accolto la notizia, forse un po' lugubre. Era dal 26 dicembre 91, no, che aspettavo di stappare la migliore bottiglia che avevo. Scrive: un commento di cattivo gusto, quello di Marco Rizzo, di pessimo gusto, direi. Forse un commento, ecco, sì, nel momento sbagliato, per dire che il giudizio storico poi cambia a seconda di chi lo guarda o chi lo scrive. Tornando alla politica.